Messi contro Cristiano Ronaldo, Gimondi contro Merckx, Maradona contro Pelé o, molto più semplicemente, Cirio Orbassano contro J-Stars. Il testa a testa che sta andando in tavola nel raggruppamento C è forse tra i più esaltanti dei gironi del campionato giovanissimi fascia B regionali, anche se, perdendo nel turno infrasettimanale della festa dei lavoratori con l'Atletico Torino, il Cirio Orbassano concede un po' di terreno. Serviranno quindi un percorso netto ed un concomitante singhiozzo della J-Stars per chiudere la stagione in bellezza. La banda Gentile, per intanto, parte con il piglio giusto ed inaugura il finale di campionato sconfiggendo di misura l'Olmo. Al Mazzola di Orbassano i cuneesi denotano carattere, grandissima volontà ed una buona impostazione di gioco, ma finiscono cedendo il passo alla formazione locale. Fin dalle prime fasi di studio, gli azzurgrana dimostrano di poter far vedere le cose migliori e passano in vantaggio grazie al diagonale secco di Peirone, che entra in area e batte il portiere avversario di giustezza. Continua a punzecchiare con vivacità il Ciri Urba, ma, come detto, i biancorossi dimostrano di avere carattere, pervenendo al pareggio con tiro fulmineo di Andy Sheu, che esulta per il meritato pareggio. Spartiacque dell'incontro risulta l'espulsione di Chiesa, sanzionata dall'arbitro Manto per fallo su Fiorillo. Con l'uomo in più, il CD Orbassano amministra e nella ripresa passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore dubbio realizzato da Fiorillo. Con il campo fortemente appesantito dalla pioggia cadente, il tris orbassanese porta la firma di Stelluti, mentre Garuti, assist di Andy Sheu, fissa sul 3-2 finale. Il piatto forte è pronto nel forno, in quanto J-Star Ciri Urba è dietro l'angolo.